Corrado. Sì, prima di dare la parola a Rosana Raia, non volevo soltanto dare una chiave di lettura. Questo è un contributo nato, il presidente Re Bernardinis lo ricordava, sulla base del sondaggio pubblico che è stato fatto sul web. E pertanto noi l'abbiamo declinato, io e la dottoressa Raia, come una comunicazione al di là della sala e degli astanti, in quanto è stata sostanzialmente una richiesta che proviene dal web, dal pubblico. Questo per dire, mettendo le mani avanti, che molte delle cose che troverete nella relazione di Rossana, nella parte 2 è un po' più così dialettica che farò io, magari per noi più addetti ai lavori sono argomenti magari noti, anche se ripetizioni fanno sempre bene a tutti, perché nasce essenzialmente con qualcosa che si voleva in particolare rivolgere all'esterno, quindi è molto diverso ad esempio dall'interessante relazione che ha fatto Stefano Di Baldi poc'anzi su un lavoro tutto nostro che abbiamo condiviso da Bologna fino ad oggi. Questo tenevo a dirlo perché non magari ci ha chiesto come mai. Sì, io dico ancora una cosa, visto che parliamo di queste tecnologie, vorrei sottolineare che è possibile intervenire e fare domande ai relatori o fare domande via Twitter tramite l'hashtag cancelletto 20 numero anni per X, sarebbe per X, ambiente. Quindi ripeto, cancelletto 20 anni X ambiente, che, e quindi siete invitati o se volete potete utilizzare questo. Ok, prego Rosanna. Dottoressa allora, Laraia. Buonasera, ringrazio Corrado Carruba che ha chiarito che questa relazione sembrerebbe fuori tema in questo contesto. Noi appunto ci siamo rigidamente attenuti alla richiesta del web, quindi dare un'informazione corretta al cittadino su quelle che sono le attuali e le future politiche di gestione dei rifiuti. Quindi tutta la mia prima parte, poi sicuramente la parte invece di Corrado Carruba è più imperniata sul ruolo appunto delle agenzie, la mia parte più politica, se volete, su quella che quali sono i nuovi orientamenti in materia di politica di gestione dei rifiuti. E questa diciamo non è scontato, perché purtroppo poi alla fine vedremo della mia presentazione i dati del nostro sistema e vedrete che insomma non siamo perfettamente in linea con quello che ci chiede l'Europa. Quindi la nostra relazione è riuso, riciclo e green economy. È una parola, la green economy, forse un po' troppo usata, non so per... successiva... Ok, la parola green economy è quella che attualmente è più utilizzata in tutti i settori, anche nel settore della ricerca. Ora parleremo del settimo programma d'azione per l'ambiente, molto recente, ma anche tutti i programmi di ricerca. Stamattina si è parlato di Horizon 2020, tutto impegnato sulla green economy e quindi anche per quanto riguarda i rifiuti. I rifiuti da tempo, quindi non è solo col settimo programma d'azione sul quale ci soffermeremo, non devono essere più valutati come un'esternalità, sono una risorsa, quindi non è un qualche cosa di difficile da gestire, ma è un qualche cosa che noi dobbiamo reinserire nell'economia, e entro il 2020 noi dovremo gestire i rifiuti come una risorsa. Quindi oggi voliamo alto e poi però guardo qui Marinella Vito, io e lei ci occupiamo ormai da mesi di terra dei fuochi e lì c'è poco da parlare di green economy, abbiamo da fronteggiare delle emergenze. Perché dobbiamo utilizzare i rifiuti in maniera efficiente e gestirli come una risorsa? Perché ormai l'epoca delle risorse non abbondanti è finita, abbiamo pagato le risorse troppo poco, ci sono delle politiche messe in atto da alcuni paesi, per esempio la Cina, che stanno creando grossi problemi per quanto riguarda proprio l'approvvigionamento di alcune risorse, e quindi non possiamo più permettere
permetterci di non utilizzare i rifiuti come una risorsa. Ogni cittadino europeo, pensate, annualmente consuma 16 tonnellate di materiale, di cui 6 finiscono in discarica. Tutto questo ci porta a dire che è necessario cambiare proprio il nostro atteggiamento nei confronti della gestione delle risorse e dei rifiuti. Dobbiamo sostenere la ricerca, l'innovazione, e qui siamo in un contesto importante. Dobbiamo cambiare i nostri modelli di consumo, dobbiamo sostenere soluzioni innovative in tutti i settori, quindi non solo nel settore dei rifiuti. Quello che dobbiamo capire è un errore che si è sempre fatto, è che i rifiuti vengono gestiti con un approccio di tipo settoriale. Bisogna superare questa logica e gestirli con un approccio di tipo intersettoriale, cioè cercare quelle sinergie che ci sono tra le varie politiche, perché la politica dei rifiuti va correlata alla politica energetica, alla politica dei trasporti, alle costruzioni, all'agricoltura e quindi va visto in questo contesto. Veniamo a quello che la Commissione, nella famosa roadmap per l'uso efficiente delle risorse, pone come obiettivo fondamentale. I rifiuti devono essere gestiti come risorsa, ma la gerarchia rimane sempre la stessa, cioè bisogna in primo luogo cambiare i consumi e quindi prevenire la produzione dei rifiuti, sia in termini quantitativi che qualitativi. Bisogna in seconda battuta andare verso un'economia basata sul riuso, sul riciclaggio, con l'eliminazione dei cosiddetti rifiuti residui. Bisogna reinserire i rifiuti nei cicli produttivi e quindi reinserirli nei capitolati d'appalto, porre delle quote minime di materiali riciclati nei capitolati, e qui il GPP può fare molto per spingere verso una reale società fondata sul riciclaggio, come ci chiede l'Unione Europea. Però bisogna, e questo sicuramente poi Corrado Carruba vi farà vedere com'è la situazione, assolutamente gestire i rifiuti in maniera corretta, perché purtroppo ancora non in Italia da sola, ma tutta l'Unione presenta molti problemi per quanto riguarda l'applicazione reale della normativa. Ci sono molte spedizioni illecite di rifiuti, i rifiuti non vengono gestiti correttamente, i finanziamenti anche dell'Unione Europea, poi vedremo rapidamente che cosa dice il settimo programma d'azione, non sono andati a soluzioni ambientalmente corrette, si sono sostenute scelte dannose per l'ambiente, anche e soprattutto in materia di rifiuti, e quindi bisogna mettere in piedi tutta una serie di strumenti per far sì effettivamente che questi rifiuti vengano gestiti come risorsa. Veniamo al settimo programma d'azione, recentissimo. Intanto il nome, molto importante, varato dalla Commissione Europea nel 2012, vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. È un programma d'azione molto importante, perché si approccia al problema delle questioni ambientali. L'abbiamo sentito stamattina, l'ha detto anche il Ministro, l'ambiente è trasversale, cioè non possiamo non considerare tutti gli interventi nel campo ambientale se non li vediamo inseriti in tutte le politiche, in tutti i settori. Perché il settimo programma d'azione per l'ambiente? Beh, il sesto aveva esaurito la sua validità nel 2012, però il sesto programma d'azione si fondava su principi fondamentali che sono ribaditi anche dal settimo programma d'azione: l'azione preventiva e i principi di precauzione, la correzione dei danni causati all'ambiente, l'applicazione concreta del principio del chi inquina paga. Allora, perché il settimo programma d'azione? Si parte dal concetto che non servono nuove regole. Stamattina abbiamo sentito, bisogna alleggerire
snellire le procedure, bisogna regolamentare in maniera più snella a fronte di controlli più efficaci. Così anche a livello europeo si dice in maniera chiara che non è più necessario andare a regolamentare in generale in vari settori e nei rifiuti in maniera specifica. Ci sono fin troppe direttive, regolamenti, decisioni. Quello che manca è la reale implementazione della normativa. Quello che manca è il monitoraggio dell'attuazione della normativa. Quello che manca sono degli indicatori degli indicatori che ci facciano capire effettivamente dove stiamo andando, se dobbiamo introdurre dei correttivi, e per questo è stato necessario varare questo settimo programma d'azione, si pone come obiettivo quello di implementare, garantire la reale implementazione della normativa e andare verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Queste sono le parole chiave del settimo programma d'azione: intelligente, e quindi attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione, sostenibile, cioè basata su un'economia verde, tecnologia verde, efficiente uso delle risorse, più competitiva però nel campo green, inclusiva, perché bisogna promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, cioè in poche parole andare verso la green economy. 9 sono gli obiettivi, assolutamente, non ve li illustrerò. I rifiuti sono trattati in 2 obiettivi, è importante questo. L'obiettivo 2, trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva. Qui, in tutto questo obiettivo, vedremo, ci sono tutti gli obiettivi che riguardano i rifiuti. E il numero 5, migliorare la conoscenza, le basi scientifiche della politica ambientale. Anche qui tutta la parte relativa ai rifiuti, perché anche nei rifiuti, poi vedremo, bisogna garantire, l'abbiamo visto per tutti i settori, avere dei dati attendibili, armonizzati, confrontabili tra i diversi paesi, avere degli indicatori, ma basare anche le scelte in materia di gestione dei rifiuti su conoscenze tecnologiche, sulla ricerca, l'ecoinnovazione. Allora, che cosa bisogna fare? Cioè, in primo luogo, per quanto riguarda i rifiuti, entrerò perché non vi voglio tediare, sono tutti gli obiettivi per i rifiuti, sono quelli già della Commissione europea. Allora, che cosa dobbiamo fare? Garantire la piena applicazione della legislazione, non dobbiamo fare altro. Mettere in atto ulteriori sforzi per ridurre la produzione dei rifiuti, e qui, in questo, cioè, ci sono le tecnologie, ci sono le modifiche dei modelli di consumo, ci sono l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, c'è tutto il tema della promozione di strumenti di gestione ambientale. Riciclare in primo luogo, perché il recupero energetico deve essere destinato ai soli materiali non riciclabili. Oggi ho visto che questa cosa che io dico è stata ripresa come se fosse rivoluzionaria. Non è rivoluzionaria, si è sempre detto che bisogna rispettare la gerarchia, il riciclaggio deve essere incentivato molto più del recupero energetico. Impedire che rifiuti riciclabili e recuperabili siano messi in discarica. La discarica non si può azzerare, è una sciocchezza quando si sente dire zero discariche, non esiste questa possibilità. Se ci ascolta il pubblico, spero che capisca che queste sono posizioni errate. Ci saranno sempre quei rifiuti residui che non possono essere in nessun modo riciclati e recuperati. Bisogna attivare questa economia circolare. Che vuol dire? Cioè un'economia circolare in cui praticamente i rifiuti rientrano nell'economia e i rifiuti residui vengono azzerati. Questo vuol dire azzerare, non azzerare le discariche, ridurre, azzerare i rifiuti residui. Per fare questo ci sono tutta una serie di strumenti che dobbiamo mettere in piedi e che non abbiamo messo in piedi nel nostro paese.
strumenti di mercato, non ce ne sono nel nostro paese per incentivare il riciclaggio, responsabilità estesa del produttore. Noi abbiamo recepito in maniera perfetta la direttiva 2008-98, ma abbiamo rinviato una normazione secondaria all'applicazione, per esempio, della responsabilità estesa del produttore. Troppa normativa secondaria che poi non trova mai attuazione. Di fatto non abbiamo procedure di infrazione perché recepiamo, ma non mettiamo in atto nessuno strumento. Promozione di cicli produttivi, e qui ci sta tutto il tema della tecnologia che producono meno rifiuti pericolosi, apertura di nuovi mercati, riesame degli obiettivi. E questo volevo far vedere. La Pina hanno fatto delle valutazioni anche di carattere economico, perché spesso sentiamo parlare di green economy, di promozione, ma veramente la green economy applicata al sistema dei rifiuti produce ricchezza, produce posti di lavoro? Bene, c'è tutto uno studio molto dettagliato che dice la piena attuazione della normativa sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro all'anno, aumentare il fatturato dell'Unione Europea di 42 miliardi di euro nel settore del riciclaggio e creare entro il 2020 400.000 posti di lavoro. Vado solo a farvi vedere qualche dato per capire, questo è quello che dobbiamo fare, questo ci dice l'Europa, ma noi a che punto siamo? Cioè, dov'è l'Italia? Allora, questi sono i dati più aggiornati di marzo, quindi sono recentissimi, dell'Unione Europea, che ha messo a confronto tutti i paesi, l'Europa 28 e l'Europa 15, sono dati 2012. Secondo appunto questi ultimi dati, la discarica a livello, prendiamo come confronto più giusto l'Europa 15, perché chiaramente per l'Europa 28 è più difficile il confronto con l'Italia. La discarica rappresenta il 27% del totale dei rifiuti urbani gestiti, il compostaggio, l'incenerimento è il 27%, il riciclaggio il 29% e 16% il compostaggio. Come sta messa l'Italia? Dal punto di vista del riciclaggio non è in una situazione molto arretrata, se vedete in totale 41%, però dove veramente siamo molto in ritardo e su questo eccessivo smaltimento in discarica, 41%, se togliamo insomma paesi come la Grecia che sta all'82%, la Spagna e il Portogallo, poi abbiamo le performance di tutti gli altri paesi, vedete 1% del Belgio, 3% della Danimarca, 0, lì sarebbe 0,4, però lo approssimano a 0 della Germania, con dei livelli di riciclaggio anche superiori al 60%. Quindi questo ci dice che qualcosa dobbiamo fare, cioè dobbiamo andare avanti, dobbiamo mettere in piedi tutta una serie di azioni che finora appunto non abbiamo posto in essere. Infatti, termino solo con questa e un'altra slide, lascio la parola all'avvocato Carruba. Abbiamo fatto qualcosa in materia di prevenzione? In realtà no, perché se andiamo a vedere la produzione dei rifiuti urbani è vero che diminuisce del 4,5% nel 2012, ma poi quando andiamo a correlare ai consumi delle famiglie, al PIL, ci rendiamo conto che sono perfettamente allineati, il disallineamento, la prevenzione, quello che ci aspettavamo, assolutamente non l'abbiamo raggiunto. Chiudo semplicemente per dirvi che è importante avere dei dati confrontabili, ma anche l'Unione Europea sbaglia, non solo noi sbagliamo, spesso non rende confrontabili i dati tra i vari paesi, e per i rifiuti l'Italia ha votato contro, hanno stabilito che dobbiamo raggiungere questi obiettivi di riciclaggio del 50% al 2020, ma poi hanno messo in piedi 4 metodi, quindi anche laddove ci sono dei metodi europei, 4 metodi, ciascun paese può scegliere quello che preferisce. E come si differenziano tra di loro questi metodi? Si differenziano tenendo conto di quali frazioni noi andiamo a conteggiare per andare a valutare il raggiungimento di questo obiettivo globale del 50%. 4 frazioni, carta, metalli, plastica e vetro, sono obbligatorie, e poi ciascun paese può aggiungere le frazioni merceologiche che vuole. Beh, questo è un approccio sbagliato. Se
dobbiamo tener conto del settimo programma d'azione, se dobbiamo dire che dobbiamo gestire i rifiuti come risorsa, non è che a ciascun paese, come abbiamo fatto noi, giustamente, allineandoci a quello che fanno gli altri paesi, ci scegliamo la metodologia con la quale appunto raggiungiamo più facilmente l'obiettivo. Bene, questo abbiamo fatto, scegliendo le frazioni che ci portano al 41,1% nel 2012, per dire non siamo lontani, ma se avessimo preso tutte le frazioni, anche quelle più problematiche, quello che l'ISPRA sponsorizzava, anche perché è la metodica più corretta dal punto di vista tecnico-scientifico, è la metodica 4, no? Avremmo raggiunto il 36,9%. La metodologia 4 considera tutte le frazioni, quindi anche i rifiuti pericolosi, anche i tessili, anche i RAE, cioè invece se si lascia la libertà a ciascun paese di scegliere la metodologia, a parte che i dati non sono confrontabili, oggi si parla di revisione degli obiettivi, quindi già si parla, perché vi ho fatto vedere prima, ci sono dei paesi che sono a 62-65, è chiaro che si parla già di revisione degli obiettivi, ma non ha senso parlare di revisione se non si hanno delle metodologie uniche, dei dati armonizzati sui quali poter partire, dal quale partire per poter capire quali sono le azioni, gli strumenti che dobbiamo mettere in atto per raggiungerli. Grazie.